Siamo oggi in piazza per manifestare rispetto ad un articolo della finanziaria, l'articolo 32, che prevede l'allungamento della cassa integrazione per il 2023 per i lavoratori di Alitalia, ma che ne prevede il taglio di circa il 25% della somma degli ammortizzatori sociali fino ad oggi percepiti. In particolare viene ridotto dall'80% al 60% l'integrazione del fondo di solidarietà del trasporto aereo, quindi un fondo che l'intero comparto, non solo i lavoratori all'Italia, ma anche l'intero comparto ha sostenuto economicamente i lavoratori che sono usciti dalla produzione. Sosteniamo invece che un emendamento che è stato presentato e che è stato anche sostenuto proprio in extremis dal Movimento 5 Stelle, che chiede il ripristino all'80% di questo pezzo di ammortizzatore sociale. L'INPS e l'Alitalia in amministrazione straordinaria si rimpallano le responsabilità sulle mancate erogazioni o sui ritardi sulle erogazioni delle casse integrazioni, quindi i lavoratori risentono in maniera abbastanza preoccupante di questi scarichi di responsabilità, chiamiamoli così. I lavoratori continuano ad insistere nelle loro giuste rimostranze, crediamo. Ovviamente, visto che questa nuova azienda ITA ormai ha visto la luce, sul piano sindacale adesso si chiede l'intervento degli studi legali per affrontare appunto questo nuovo periodo da un punto di vista appunto legale. Quindi si individueranno tutte le irregolarità che sono state messe in atto nella creazione della nuova società, e su quelle si lavorerà, e si lavoreranno sulle mancate applicazioni di articoli del Codice Civile, sulla possibilità che siano stati prevaricati insomma dei principi fondamentali della Carta Costituzionale, e su questo ci sarà un bel percorso, un bel lavoro da fare. Ora, nella legge di bilancio di cui parlava adesso Antonio Amoroso ci sono 4 cavalli di Troia, 43, 44, 45 e 179. I primi 3 sono articoli specifici sui cosiddetti LEP. Ma che sono i LEP? Livelli essenziali delle prestazioni. Abbiamo trovato la chiave, perché la Costituzione vuole che si facciano prima i LEP. Ma come si fanno i LEP? Lo vogliamo dire chiaro? I LEP richiedono anni di studio, su cui non si sono mai impegnati.